lo scompenso cardiaco e le terapie per contrastarlo. Convegno internazionale della Fondazione Giovanni Paolo II, nostri ospiti in diretta Vincenzo Valentini e Filippo Crea. Ora cambiamo argomento, parliamo infatti di salute perché Campobasso ospita oggi il GOTA della cardiologia internazionale in un meeting dedicato allo scompenso cardiaco e alle terapie per contrastarlo. Ne parliamo con due ospiti, eccoli qui, sono Vincenzo Valentini, direttore scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II e poi Filippo Crea che è direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Toraciche del Policlinico Gemelli di Roma. Grazie per essere qui e benvenuti. Grazie a voi. Bene, questo convegno ormai è un appuntamento annuale che si rinnova da diverso tempo. Come sta capitalizzando questo sapere in termini di ricerca e di pratica clinica la nostra regione? Sì, i saperi degli esperti nazionali e internazionali sta fertilizzando sia l'efficacia e l'appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti molisani con scompenso cardiaco. E nello stesso tempo sta veramente promuovendo le varie progettualità di ricerca che, come sempre, promuovono un miglioramento del percorso di cura. Tutto questo nell'attenzione che la Fondazione del Policlinico del Giovanni Paolo II ha di non essere concentrati solo sulle prestazioni in termini di qualità, ma anche con la relazione con il paziente per consentire questa medicina personalizzata, basata sia sul problema clinico ma anche su quello che il paziente ha di bisogno in una malattia così complessa che richiede integrazione territorio-casa. A proposito di territorio, a proposito di pazienti, il Molise detiene un triste primato che è quello del maggior numero di malati di cuore, il 5,6% della popolazione secondo l'ultimo rapporto Osserva Salute. Qual è, se c'è, un motivo in questa particolare incidenza? Cosa sta succedendo? Perché ci ammaliamo sempre di più di cuore? Beh, guardi, ci sono variazioni regionali in Italia come ci sono variazioni geografiche in Europa. Alcuni paesi hanno un'incidenza più bassa, altri un'incidenza più alta. Però bisogna concentrarsi sul dato fondamentale. In Europa un uomo su due purtroppo muore di malattie cardiovascolari e una donna su due muore di malattie cardiovascolari. Quindi le donne non sono protette dalle malattie cardiovascolari. E queste sono il killer numero uno in Europa, come in tutti i paesi occidentali. Rapidamente, che cos'è lo scompenso cardiaco in parole semplici e soprattutto come si fa a prevenirlo? Qualsiasi malattia cardiaca, può essere una cardiopatia congenita, può essere una malattia coronarica, una malattia valvolare, se non si riesce a prevenirla e a curarla in maniera efficace, alla fine porta allo scompenso cardiaco. Scompenso cardiaco vuol dire che il cuore non ce la fa più, non riesce a far fronte alle sue responsabilità. La conseguenza è che il paziente sviluppa affanno, ritenzione idrica, si gonfiano le caviglie e in ultima analisi lo scompenso uccide. In Molise abbiamo anche una forte incidenza di popolazione anziana, andiamo verso un invecchiamento della popolazione. Quanto incide questo con le malattie cardiovascolari? Beh, certamente questo aumenta la prevalenza delle malattie cardiovascolari perché siamo stati negli anni passati molto bravi a superare i momenti acuti delle malattie cardiovascolari. Per esempio la mortalità acuta per infarto negli ultimi 50 anni si è ridotta di 10 volte. Però questi pazienti che superano la fase acuta della malattia in ultima analisi sviluppano scompenso cardiaco con le conseguenze che dicevo prima. Grazie mille a entrambi per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento dei lavori nel corso del pomeriggio. Grazie. E...